Ciao a tutte ragazze, oggi un nuovo video per due deodoranti top promossi. Sono questi, adesso vi parlerò di entrambi. Allora, il primo di cui vi voglio parlare è questo, Neutro Rovers Derma Zero. Allora, questo è un deodorante in stick, vedete? Cioè, girando la rotellina qui, viene su il deodorante. Una profumazione molto buona. Può andare bene sia da uomo che da donna, molto particolare, fresca, non troppo pesante. Questo deodorante è senza antitraspiranti, non ha antitraspiranti all'interno, non ha alcol, non ha sali d'alluminio, quindi non ha alluminio cloridrato all'interno e non ha parabeni. Pelle sana, protetta, efficacia ipoallergenica ed è stick, cioè in stick. Allora, io questo deodorante l'ho testato quest'estate insieme all'altro e mi sono trovata particolarmente bene, in quanto io utilizzavo quello della Dove, della Neutro Rovers, della Neutromet, mi sembra, ne ho provati vari, però erano tutti con l'alluminio cloridrato, con sali di alluminio all'interno, che bloccano la traspirazione del sudore, cioè non fanno sudare e bloccano la normale traspirazione della pelle, mentre io cercavo, ed è dannosissimo per tutti, ma soprattutto per noi donne, perché come sapete nelle ascelle ci sono i linfonodi, nella zona ascellare, mi capita adesso, vi dico una cosa tanto per intenderci, adesso che io utilizzo questo e l'altro Licia, mi è capitato di rimanere senza un giorno e di darne uno di quelli che mi erano rimasti in casa della Dove. Il giorno dopo, ragazzi, giravo con le ascelle così, cioè non riuscivo a chiuderle, ero gonfia da matte. Ho parlato con il medico di base e mi hanno detto che sì, si può anche finire al pronto soccorso per una reazione di questi antitraspiranti. Quindi attenzione ragazzi, usate dei prodotti sani, datevelo magari una volta in più durante la giornata, portatevelo in borsa se proprio avete una sudorazione un po' particolare. Ci sono anche delle salviette con cui pulirsi per prima di ripassarlo, se proprio insomma ne avete necessità, ma usate un deodorante, la cosa più importante che abbia, che non abbia l'alcol al suo interno, ma ancora di più che non abbia sali d'alluminio all'interno e l'alluminio cloridrato, perché adesso ce ne sono anche molti, ho visto che sponsorizzano, fanno il disegno del cristallo, sapete che c'è anche quel cristallo che si trova alle fiere da sotto le ascelle, che lo spacciano come ultra naturale, anche quello non va bene. Ok, adesso mi sono informata bene anche dal medico, anche quello equivale a un deodorante, quindi non ci piace. Qui dice, scopri l'efficacia ipoallergenica del nuovo deodorante Neutro Rovers Derma Zero, protezione deodorante fino a sera e massima tollerabilità anche per le pelli più sensibili, grazie alla nuova formula 0% traspiranti, alcol, sali di alluminio, parabeni. Lo potete dare anche subito dopo la depilazione, che non rimanete così alla fantossi, no? Non avete problemi. Deodorante Neutro Rovers Derma Zero, efficacia ipoallergenica, testato su pelli sensibili, più che neutro, Neutro Rovers, 36 mesi dall'apertura, quindi vi dura un bel po'. Qua dice di lasciare asciugare prima di indossare abiti, non usare il prodotto in eccesso, non applicare sulla pelle lesa o irritata, in caso di fenomeni allergici sospendere l'uso. È un 40 ml, non ricordo il suo prezzo, comunque costa come un qualsiasi altro deodorante. L'altro di cui vi voglio parlare, che mi è piaciuto ancora di più di questo, è spray, però questo è della Licia, 100% efficacia Licia, e questo ha una profumazione buonissima, non vi riesco neanche a spiegare che cosa possa somigliare, è una via di mezzo tra profumo di fiori e agrumi, secondo me. È veramente veramente buono, se lo volete provare non sbagliatevi ad acquistarlo, perché ce ne sono di tantissimi tipi di Licia. Deve avere questo fiorellino, l'echinacea,
la vitamina E è violetto, vedete questo qui verde e i fiorellini violetto, ed è una tool senza sali di alluminio per la libera di respirare, vedete qui lo specifica, 24 ore di protezione garantita rispetto al naturale processo di sudorazione, profumo con tecnologia Deoactive elimina i cattivi odori, senza sali di alluminio, senza coloranti, senza conservanti, dermatologicamente testato, non applicare su pelle lesa irritata, ma per forza in caso di irritazione sospendere l'uso, evitare il contatto con gli occhi, lasciare asciugare. Questo è 75 ml, quindi è quasi il doppio rispetto a questo, più o meno i prezzi siamo lì, questo dura 2 anni, questo ne dura 3. Tra i due quello che mi è piaciuto di più è stato questo, ma più che altro per una questione di profumazione. Questo mi piace più come profumo, questo mi piace più come consistenza quando te lo spalmi, perché questo essendo spray naturalmente bisogna aspettare che asciughi, invece questo tipo anche se ti aspettare per i vestiti, cioè se non te ne dai troppo la quantità giusta ti puoi rivestire anche immediatamente, però questo è veramente il mio preferito, lo uso sempre e che dire ancora di questo? Io l'ho provato sì, la resistenza, vi assicuro che è come utilizzare un deodorante normale di quelli potenti. Se avete anche una sudorazione un pochino più forte, oppure sapete, a noi donne capita durante magari il ciclo mestruale di avere magari una sudorazione un pochino più abbondante o anche forse un pochino più pesante, io mi trovo benissimo, cioè me lo do la mattina fino al giorno dopo, come lo do solitamente dopo la sera dopo aver fatto la doccia, lo do e per tutto il giorno successivo non ho bisogno di riapplicarlo. Quindi niente ragazzi, se volete un consiglio da me sui due migliori deodoranti che ho provato, entrambi senza antitraspiranti e senza sali d'alluminio, senza alcol, senza stare bene, senza schifezze, io mi sono trovata benissimo con questi due. Non sono prodotti bio, però sono prodotti che almeno insomma non ci sono dentro la maggior parte di schifezze che ci sono nei deodoranti comuni, che rimangono buonissimi, perché niente da dire, cioè resistono, tutti gli altri deodoranti sono buoni, però bisogna poi vedere che cosa c'è all'interno, quindi voi regolatevi. In commercio ce ne sono tantissimi senza sali di alluminio, c'è anche per esempio il Vivi Verde di Coop, che è considerato uno dei migliori, io l'ho provato, è buono, però se lo usate d'estate, fate sport, secondo me questo dura di più come resistenza ai cattivi odori, diciamo. Quindi se vi va di provarlo, questi sono i prodotti promossi. Ciao a tutte!